Ciao bambini e bambine di piccole canaglie, come va? Come ogni lunedì ci siamo io e Daniele, ma prima di mostrarvi l'attività che faremo oggi volevo chiedervi com'è andata con l'attività della scorsa settimana. Siete riusciti a costruire il bullying e soprattutto avete piantato i vostri semini? Tra qualche settimana, se li avete piantati, vedremo se le piantine che abbiamo messo sono già sbucate, sono uscite fuori dalla terra, oppure se dobbiamo ancora aspettare qualche giorno. Allora, l'attività che vi propongo oggi è un'attività molto semplice, ma secondo me molto divertente. E ho preso spunto da due di voi, Fabiana e Morgana, che la volta scorsa, mentre stavamo facendo la nostra merenda virtuale, hanno iniziato a ballare e ci hanno fatto capire che forse avevano voglia di fare qualche gioco un po' più di movimento. Per fare il gioco di oggi avete bisogno solo di due cose: della musica e dei fazzoletti. Potete utilizzare dei tovaglioli di carta, dei fazzoletti di stoffa. Io ad esempio utilizzerò questi due. Come funziona il gioco? È molto semplice. Si mette della musica, ci si mette un fazzoletto in testa e si balla a ritmo scatenato, senza però far cadere il fazzoletto. Non ci sono regole sul ballo. L'unica regola di questo gioco è che il fazzoletto non può toccare terra. Se vi cade dalla testa, potete riacciuffarlo al volo. Se riuscite ad acciuffarlo al volo, si prosegue. Se invece tocca terra, avete perso. Ma non vi preoccupate, perché perdere non significa non giocare più. Ma una volta che si perde, si mette una nuova canzone e si comincia da capo. Come ormai sapete, ogni volta che devo fare un'attività divertente dove ci si muove, mi faccio aiutare dai miei due piccoli aiutanti. Oggi, la volta scorsa, li avete visti mascherati da ninja. Oggi invece indosseremo delle mascherine. La metto anch'io, così per rimanere un po' in tema con queste giornate. Venite, aiutanti! Eccoli i miei aiutanti, uno e due. Pronti per la sfida? Vediamo chi vincerà. Via! No, l'ho preso! No! Ah, preso! Ah! Andiamo a ballare! Bravo! Allora, bimbi, visto che come avete visto a me e al mio aiutante è caduto il fazzoletto, cambiamo canzone. Cari bambini e bambine di piccole canaglie, spero che questa attività vi faccia divertire un po' e se volete potete sfidare anche i vostri genitori e magari se avete voglia mandateci qualche video dei vostri balli più strani. A lunedì prossimo, ciao! Ah, un'ultima cosa, c'è anche Daniele, penso che voglia farvi un saluto. Ciao ciao! Cari bambini e bambine, vi siete divertiti con questa attività? Avete messo un fazzoletto in testa anche voi? Adesso tocca a me.
Quindi vi abbraccio, vi saluto e vado a ballare. Ciao ciao!